È la prima volta che siamo a Bologna e è la prima volta che siamo a questa fiera. Non è vero che è la prima volta che siamo a Bologna. Però siamo comunque una delle poche volte, quindi siamo contenti di essere qui perché abbiamo fatto tanti eventi in giro per l'Italia e poi siamo anche contenti perché diciamo ci fa piacere arrivare ad eventi che parlano di fumetti, di videogiochi, perché è un po' il nostro mondo. Nerd è un po' più lui di noi. Ma no, ti dirò, è una definizione che però ha vissuto di più gli anni 90, quindi secondo me Giuseppe può rispondere meglio. No, diciamo che secondo me la concezione di nerd è un po', c'è un po' di confusione sulla concezione di nerd. Alla fine il nerd è colui che ha una passione e vive di quella passione, no? Quindi noi abbiamo avuto una passione in comune, che erano i videogiochi e YouTube. Li abbiamo uniti e ne abbiamo fatto anche un lavoro, quindi è la cosa migliore possibile. Quindi auguriamo a tutti i nerd di riuscire anche in questa impresa. Però tipo in passato era aveva un'accezione anche un po' negativa, un po', esatto, sì, un po' invece ora noi, cioè, è un po' sdoganato. È sdoganato ed è cambiato. Anzi, la ricerca di diventare dei nerd secondo adesso. Me è diventato anche un po' cool essere nerd, cioè, si usa, utilizza e diventa anche un po' più cool, cioè, se sei tanto informato su un argomento, secondo me è più figo, sì, che, tipo, cioè, non sei sfigato. Sasha non servono a niente, la messi solo per sembrare più nerd. Più intelligente, esatto, ma non è tutta finzione. Una fiera come questo, come una fiera di fumetti, una fiera di videogiochi, la gente si scambiano un po' magari delle passioni, ci chiedono di fare determinati video su se dei videogiochi, perché la gente il tema della fiera li richiama, e poi siamo un po' i loro fratelli maggiori, quindi ci vedono un po' come quelli da imitare, e noi cerchiamo di fare del nostro meglio perché sappiamo che responsabilità abbiamo. Il nostro gruppo si chiama Mates, che vuol dire amici, ne abbiamo fatto sempre un messaggio positivo, cioè il fatto di essersi uniti per un obiettivo comune. Abbiamo scritto un libro che si chiama Veri Amici, che parla proprio di questo, quindi cerchiamo comunque nel nostro piccolo di mandare dei messaggi positivi, perché sappiamo che la rete comunque da un lato è anche pericolosa.